Amici, benvenuti in Costa Rica. Allora, barzelletta del giorno. Volo intercontinentale Milano-New York. Una bellissima ragazza bionda, bellissima, sale sull'aereo con il suo trolley e sale. Ad un certo punto passa davanti alla prima classe, la classe business, vede le poltrone comode, la televisioncina e decide di sedersi lì. Tanto lei è bella e bionda, si siede lì. Allora, la vostra si va vicino e dice: scusi signorina, ma questa è la classe business, lei ha il biglietto per la classe turistica? Che me ne frega a me, sono bionda e bella, io rimango qua. No, guardi che lei non può stare qua, questa è la classe business, sono bionda e bella, io rimango qua. Allora la hostess parte, va dal capitano e dice: capitano, guardi, c'è questo problema, la bionda bella non vuole andarsene. Veda di fare qualcosa lei, perché io non ci riesco, sarò mora, non lo so. Vabbè, capitano va dalla signorina e dice: signorina, mi scusi, ma deve esserci un equivoco. Lei è sulla poltrona della business, ma in realtà è biglietto per la turistica. Me ne frega niente, io sono bella e bionda. Sì, però lei non può stare qua. Non me ne frega niente, io sono bella e bionda. Disperati, questi ritornano di là, dove c'è la cosa della hostess. E il vice capitano va vicino e dice: ma qual è il problema? Scusate, ma qual è il problema? C'è una bionda, bella e bionda, che non vuole andare via dalla business alla turistica, deve andare via. Ah, yes, io ho la fidanzata bionda, vado io, non vi preoccupate. Sì, va lui. Allora va, si avvicina alla ragazza e gentilmente gli parla nell'orecchio. La ragazza si alza, lo abbraccia e dice: grazie, mi scusi, prende il suo trolley e va verso la turista. Allora vanno tutti verso di lui: scusa, ma come hai fatto? Noi ci abbiamo provato in tutte le maniere, lei è bella e bionda, non si voleva assustare, cosa hai fatto? Niente, gli ho detto semplicemente che la prima classe non ferma New York. Non me ne vogliano le bellissime ragazze bionde. Con questa per oggi è tutto. Un bacio, un abbraccio, ridete, ridete, ridete. Alla prossima ragazzi.